finito mio papà. Sì? Sì, a un certo punto ho detto non parto. Cioè non parto perché è veramente difficile, non ce la potrò fare, puoi partire con lei. Ho detto no, non parto, non come parto. Come vuoi partire con lei? No, no, a un certo punto non volevo più partire. Per me? Sì. Perché? So, così ho detto sarà veramente impegnativo fare un viaggio così e a un certo punto mio papà ha detto... Ho capito, stai dalla parte sua. No, ci ha convinto il fatto che almeno io parlo per me, ma penso anche per lei, era un programma, cioè un programma veramente figo che abbiamo pensato mille volte di voler, cioè di farlo. Di voler fare. Di voler fare. Si dice in italiano. Ma c'ho anche quella mia insegnatrice di italiano che è stata promossa. Poi insegnatrice, soprattutto insegnante. Il santo giorno c'è. Capito, no, perché ho pensato tante volte se andare o non andare. Alla fine mi ha convinto, no, mio papà e va bene. La verità è che sono molto impegnativa. Mio papà ha detto se non ci vai tu con lei, lei non può partire, quindi è meglio che tu ci vada. Allora, sì, la verità è che lei è venuta con me, cioè ha deciso di fare questo reality per solidarietà. Perché nessuno femminile voleva partire con me. La verità no, è questa, davvero. No, sì, la verità è questa. Prima è stato chiesto a una persona, tra l'altro importante nella mia vita, e ha declinato l'invito. Però io, cioè, l'ho capito dopo quando ho fatto il programma con lei, perché non ha voluto partire. Ma avresti dovuto capirlo prima, visto che mi frequenti da 35 anni a questa parte, signorina. Sì, beh, se vuoi ti dico la verità, che te l'ho detto tante volte, non hai mai voluto ascoltare tua sorella. Cosa hai detto tante volte? Beh, tanti consigli, ti ho dato anche amoroso, tanti, tantissimi consigli. Tu non tipo? Hai mai... per esempio? Tipo lascia perdere. Cristiana, cara mia, lascia perdere. Lei non mi ha voluto ascoltare, quindi per quello abbiamo deciso di fare questo programma, perché lei non mi ascolta. Però poi ha lasciato perdere. Sì, è vero, è vero. Dopo tantissimo tempo, mi avessi ascoltato un po' prima, sai com'è, però la prossima volta. Guarda, grazie. Mi siamo molto coraggiose e non avevo paura. Nel primo episodio si vede. Noi non abbiamo paura di niente. Siamo sempre molto concentrate. Quando arriva il pericolo noi non lo sentiamo, cioè lo sentiamo, lo percepiamo leggermente, ci sentiamo il profumino di pericolo, come un profumo, una boccettina piccola così, e rimaniamo ferme. Non urlate? No. Non urliate? No. No, mai, mai, perché siamo state addestrate. Noi veniamo da una famiglia veramente molto rigida, con tantissime regole, una famiglia che non ci ha concesso la libertà. Yes. Non è vero niente, siamo state tremende, non eravamo fatte per la fuga. La nostra strategia era quella, lo ripeto fino alla fine perché è la verità, la nostra strategia è stata quella di non avere una strategia. Non è vero questo, noi avevamo una strategia, solo che non l'abbiamo potuta rispettare perché questa ragazzina qui accanto non si spaventa e inizia a urlare e manda tutto a... in bacca, si può dire in bacca. A differenza mia, sì, lei funziona meglio, è molto abituata e quindi io la facevo apposta. Cioè nel senso io la nervosivo apposta perché lei funziona, se sta tranquilla e lei se la prende molto con... Invece io urlavo apposta, la facevo diventare... Guarda che questa lei... che vorrebbe essere una battuta, in realtà non lo è. No, bueno, ho capito adesso. Sei molto intelligente. Molto. Ho capito anche prima, cioè... Se li facciamo tutti noi i giorni. Noi ci siamo solo insultate tutto il tempo. Sì, nel programma sì, però va bene. Cioè, no, dai, ci facevamo anche. Sì, ma è un modo per. Cioè, lei mi ha insegnato questo perché io sono una più. Sì. Questo stavo dicendo. Dillo. Per spronare l'altro. Nel senso che lei ha fatto sempre così perché io sono un po' più. E lei. Vai, fai. Tipo, quando sono arrivata in Italia, il carro. Ti racconto questa così. Avevo 18 anni e mi vergognavo andare a comprare i Tampax perché mi vergognavo, non parlavo italiano. E lei mi ha detto scendi. Ma io ho detto dove? Scendi dalla macchina. Comunque gli assorbenti interni. No, è un Tampax. No, non puoi fare pubblicità. E quindi così, lei mi ha aiutato tanto su questo. Allora io ho fatto quello che cioè, mi ha sempre insegnato lei. Io ho fatto quella tecnica, come si dice, quella tattica. Sì, quella tattica. Facevo così e lei ha funzionato benissimo. Perché non so se hai visto la fine del programma. Manco no. Noi. Dal 6 maggio. E anzi, i primi 3 episodi e poi dopo arriveranno... Io li guarderò quando li caricheranno tutti. Ma perché non vuoi aspettare? No, no, dai, curioso come stai, ti guarderai le prime 3 sì, puntate. Non sei maggio, non riuscirò, non riuscirò. Anzi, inizierà a guardare la terza, te lo dico già. Guarderà la terza puntata e poi si guarderà la prima.
Perché? Non sei così un po'? Un po' al contrario. Lei secondo me è una che quando compra i libri inizia a leggere il finale perché vuole sapere, non ce la fa aspettare. No, però leggo tre libri contemporaneamente perché mi annoio di uno, poi passo al secondo, poi quando il terzo mi ha annoiato ripasso al primo, poi al terzo, capito? La cura di Battiato. Alleluia! Alleluia! Cosa? Perché vedrete che alleluia canteranno tutti finalmente io insieme questi proteggerò, due. Io ti proteggerò dalle paure, dall'ipocondria, dai turbamenti che ogni tanto arriveranno. Che l'ultima frase non dice così. Ma ci sta, perché io sono la sorella minore, quindi ci sta che venga protetta. Anche io ti proteggo tante volte. Non cioè, ti proteggo. Lo fai. Tranne sull'italiano, quello non ci proteggiamo tanto, perché lei dice sempre quando sbaglio. No, glielo dice a tutti. Ma lo dico perché è evidente. Ma tu fai finta, se io ho sbagliato nessuno si è reso conto, tu lo fai sapere. Ma se ne sono resi conti tutti. Ma hanno fatto tutti finta, tu no? Fai finta. Oh, che bella questa parola, come suona bene. Non la sapevo. Adesso l'ho imparato.